Buonasera a tutti, sono Michele Nardi, consulente tecnico dell'azienda Trabucco Fishing Diffusion. Ci troviamo qua in spiaggia per una battuta di pesca a safe casting e siamo precisamente nella spiaggia della Tagliata, nei pressi del promontorio d'Ansedonia che vediamo qua alla mia sinistra. Sono in compagnia di tre amici pescatori, Fabio, Francesco e Iango. Eccoci qua, abbiamo iniziato da poco a pescare, anche se contrariamente alle previsioni abbiamo trovato un fortissimo vento di maestrale che per ora ci sta un po' rendendo, non un po', molto difficile l'azione di pesca. Il luogo è molto bello perché è una delle poche spiagge qua in Toscana che è rimasta parecchio selvaggia. E infatti si notano ancora tanti animali selvatici e alle nostre spalle tra l'altro abbiamo degli allevamenti di pesci, perciò direi una zona che mantenutasi molto ma molto bene. Il periodo ci troviamo a maggio e perciò come tutti gli anni sono già iniziate anche qualche razza chiodata a farsi vedere, oltre diciamo ai soliti pesci che più o meno sono presenti durante tutto l'arco dell'anno, come mormore, orate, ombrine e già qualche sugarello si comincia a far vedere, e perciò la pescata si spera di poter fare qualcosa di buono, ecco. Vediamo ora una panoramica sulle attrezzature che andremo oggi ad utilizzare per questa nostra pescata. Si inizia con una bella telescopica, che è la locusta da 180 grammi, e si tratta di una serie completa di attrezzi telescopici di fascia media ma molto performanti in fase di lancio. Abbiamo qua tutte le caratteristiche richieste ad una canna da surf, infatti abbiamo la struttura con lo zero friction in modo da non fare attaccare il filo anche in caso di forte umidità, una buona annellatura e una vetta abbastanza scedevole ma piuttosto compatta e performante. Poi abbiamo qua con noi un'altra bella canna, questa volta è una tre pezzi tratta dalla serie Nemesea. Abbiamo portato con noi la 4,50 da 200 grammi. Una canna che abbiamo realizzato utilizzando gli stessi fusti della serie Cassiopea. Tra l'altro è una struttura ormai molto ben collaudata, con una vetta piuttosto morbida ma molto reattiva. La canna, diciamo che rispetto alla vecchia Cassiopea, cambia solo la componentistica. Pur non essendo Fuji, in questo caso abbiamo un'ottima placca in grafite e un'anellatura in SIC chimico, perciò molto molto performante. Poi passiamo alla nostra Beach Legering di punta, che è la Cattura MN 4,50, 100 grammi la potenza. Qua abbiamo componentistica totalmente Fuji, pomello bilanciato alla fine del calcio e una bella canna molto reattiva. Tra l'altro abbiamo utilizzato il nuovo carbonio CX2 con le medesime tre vette intercambiabili che erano anche presenti nella serie precedente. Questa canna è quella che oggi probabilmente utilizzeremo di più perché il mare, essendo calmo, non permetterà di stare molto sul grosso, dovremo utilizzare finali e zavorre molto contenute. E visto che nella zona sono presenti già le prime razze primaverili, mi sono anche portato una bellissima poetica MN2 da 200 grammi, 4,50 di lunghezza, in modo da avere anche un oggetto molto performante in fase di lancio ma anche in fase di recupero. Questo è il nostro top di gamma e propone tutte le maggiori caratteristiche che si possono richiedere una canna da surf. I fusti sono conici, tre pezzi, componentistica Fuji di primissima qualità e anelli Fuji SIC originali. La canna poi prevede, come nelle altre serie in tre pezzi, gli inserti luminosi
all'interno delle legature, e una vetta che comunque in questo caso non è riportata ma è completamente tubolare. Una bellissima vetta tubolare che si piega come una vetta di quelle in carbonio pieno, però ha maggior performance ovviamente in fase di lancio. Questo per quanto riguarda la nuova serie Poetica MN2. Tra l'altro, per esattezza, la serie si compone della 160, della 200 che vi sto facendo vedere e della 250. Tutta la serie è prodotta in doppia lunghezza, 4,25 e 4,50. Come ho già accennato, andiamo anche a vedere la serie Cassiopea MN, una serie completa in ogni casting, e in questo caso mi sono portato la 120, lunghezza 4,50. Una canna che è un po' una tuttofare, in quanto con questo tipo di canna si riesce a fare molti tipi di pesca, da quella più leggera, che viene fatta per merito anche qua di una vetta sensibilissima direi, e fino a una pesca anche un po' più sostenuta, fatta con piombi intorno ai 100, anche 120 grammi. Anche questa serie è stata del tutto rinnovata, in quanto abbiamo applicato dei miglioramenti in fase di costruzione, un carbonio con modulo superiore, CX2 e Carbon Nanotech, anche in questo caso, come nel caso della serie Poetica. E abbiamo inoltre irrigidito tutta la struttura per mezzo di una spiralatura che vediamo qua e che si chiama cross widening. Canna e serie comunque di successo, penso non abbia bisogno di ulteriori presentazioni, perché praticamente oggi la Cassiopea è la canna in assoluto più conosciuta per quanto riguarda i surf casting. Sulla cattura MN sono presenti tre vette di diversa sensibilità e azione. Si parte con la soft di colore verde, con la vernice fosforescente sempre sulla vetta come in ogni caso delle canne trabucco. Abbiamo una vetta molto sensibile che permette di pescare anche con soli 20 grammi. Per poi passare alla medium, contrassegnata col colore giallo alla base della punta, è una vetta molto sensibile, comunque copre bene tutta la fascia di peso medio, anche fino a 100 grammi se non si utilizza lo shock leader. Per finire abbiamo la stiff, che è una vetta più corta, infatti tra l'altro monta 3 anelli anziché 4, è la vetta giusta per l'utilizzo dello shock leader, in abbinamento con lo shock leader. È una vetta sempre molto sensibile, leggermente un po' più tosta anche a causa della minore lunghezza. Come tutti gli anni, nel catalogo del surfcasting abbiamo inserito dei nuovi oggetti. E personalmente cerco di avere tutto, diciamo dall'amo fino alla canna, per dare all'appassionato tutto l'occorrente per quanto riguarda la realizzazione di questa stupenda disciplina. Questi mulinelli che abbiamo inserito sono due mulinelli di fascia di prezzo media, ma che comunque hanno tutte le caratteristiche richieste per la pesca dalla spiaggia. Nello specifico sto presentando il Marvel Pro Surf 10.000, un mulinello che, come ho detto, ha tutte le caratteristiche richieste per la pesca dalla spiaggia. Un'ottima frizione e grande potenza di recupero. In ogni caso, i Marvel hanno entrambi anche la bobina di ricambio in grafite. Il fratello Marvel SV6000, fratello più piccolo della serie, anch'esso comunque con tutte le caratteristiche richieste per la pesca dalla spiaggia. Ottimo pomello e frizione molto sensibile e micrometrica nelle regolazioni. Come accennato, anche nel campo degli altri prodotti, parlando di lenze specialmente e di vari tipi di filo, ne abbiamo inseriti veramente molti, a partire da dei fili tipo il Competition Pro Super Strong, che è un nylon molto tenace e molto potente,
per passare all'XPS Match Strong, altro tipo di nylon che va molto bene con le acque salse, sempre sto parlando di fili da finali. Per arrivare poi ai fluorocarbon abbiamo l'XPS fluorocarbon, un ottimo fluorocarbon 100%, e il nostro prodotto di punta che è il Diamond fluorocarbon, il prodotto che tra l'altro noi tutti oggi stiamo utilizzando nei nostri finali per la pesca dalla spiaggia. Abbiamo poi cavetti per il pesce serra di tutti i tipi e di tutti i libraggi, colori rosso, nero e verde addirittura. Filo elastico per la legatura delle esche e di tutto e di più. Perciò vi consiglio di guardare il nostro sito, visitare attentamente il nostro sito perché troverete delle grosse novità. Tra le più grosse novità, quella che nello specifico di cui vi voglio parlare, sono i nuovi shock leader conici, taper leader, XPS, perché abbiamo ampliato la gamma e abbiamo sicuramente raggiunto una affidabilità molto alta su questo tipo di prodotto. Di fatto abbiamo anche l'unico shock leader, l'unica misura di shock leader conico adatta per il beach leisure, che è la 1840, 018-040. Per passare alla 020-050, cioè sto parlando ovviamente di shock leader conici, della punta fine e della punta grossa. La lunghezza sono tutti 15 metri. In ogni confezione ci sono 10 shock leader. Perciò abbiamo detto la 1840, la 2050 abbiamo e poi abbiamo le classiche 1857, 2057, 2357 e 2657. Praticamente questi shock leader vedono la parte più fine di 6 metri, poi abbiamo un circa 7 metri di parte centrale cilindrica e gli ultimi 2 metri è la parte ingrossata. Perciò sono studiati molto attentamente con dei macchinari di precisione e perciò in pesca sono grandi i vantaggi che possiamo avere da questo tipo di shock. Per la pescata di oggi avevo scelto in prima analisi di pescare con due canne da beach leisure principalmente, poi a causa del forte vento ho desistito e ho optato per una coppia di Cassiopea da 120 grammi coadiuvate da due belli Xenos 6000 XOS in modo da avere una canna sensibile ma un po' più tosta, ecco, per far fronte a questo forte maestrale. Come terza canna ho utilizzato una Poetica MN2, la 200 grammi, le canne sono tutte e tre lunghe 4,5 metri e ho messo quella canna da 200 grammi proprio dedicata alla razza con l'esca, un bel filetto di sardina in modo che se passa qualche razza di queste chiodate di passaggio si spera di intercettarla, come si dice. Proverò un'esecuzione di un ground anche in presenza di questo forte e fastidioso vento, come si dice. Vediamo un po' come si riesce a sistemarci al meglio. Qua la battigia è anche abbastanza inclinata, perciò dovrò stare piuttosto alto con la canna.
polmona un po' più grossa, infatti. Probabilmente oggi è stata una di quelle pochissime volte che succedono nel corso di un anno che il maestrale, invece di fermarsi sul tramonto, sta proseguendo per tutta la notte, perché anche ora che sono già le 10:30 è leggermente diminuito rispetto a oggi, però è sempre molto forte. Infatti stiamo pescando non più con 3 canne a testa ma con 2. Nonostante questo, qualche pesce siamo riusciti a farlo, sono usciti diversi sugarelli, diverse mormore, anche se niente di grossa taglia. Mi ritengo soddisfatto, ecco, per la condizione che abbiamo trovato. Un saluto a tutti da Michele Nardi e alla prossima!